Scorpione, primo segno, per quale, come avete letto quali sono i segni, insomma, in quale ordine saranno fatti, quindi cominciamo con voi Scorpione. Oroscopo dal 12 al 18 di giugno. Anzitutto, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, siete sempre così avvisati dei prossimi video, perché non ci sono solo gli oroscopi, solitamente almeno. Poi ci sono quelle settimane in cui ci sono tante, tante, tante cose da fare, magari alcuni video si saltano. Allora, Scorpione, vediamo come può essere questa settimana. Anzitutto ti comunico che finalmente Mercurio, almeno Mercurio, esce dall'opposizione. Quindi ti ritrovi un nemico, tra virgolette, in meno. Restano in Toro, nei segni di terra, quindi illuminare i segni di terra, Giove e Urano in Toro. Però questa settimana c'è un'aggiunta ai segni di terra, perché troviamo anche Plutone retrogrado in Capricorno. Questo Plutone, che è di 6 mesi in 6 mesi, passa retrogrado, lo troveremo in Capricorno fino a gennaio 2024. Ha doppiato l'acquario, come dicevo la settimana scorsa, e adesso è in Capricorno. E rimarrà lì fino a gennaio 2024, quindi aspettiamoci. Plutone è il potere, è un pianeta di terra. Io ho sempre il timore dei vulcani che esplodono e dei terremoti, devo dire la verità, quando Plutone è in Capricorno, però insomma non aspettiamoci sempre cose nefaste, assolutamente, per niente, anzi. In ogni caso è un Plutone che cerca di essere più concreto, più pragmatico. Andiamo a vedere comunque per voi qual è la cosa positiva. Per voi positivo è Plutone che si è tolto dalla quadratura, sicuramente, ma soprattutto Mercurio che si toglie dall'opposizione. Passa nei gemelli, quindi prendono forza segnataria. Ma in particolar modo a voi questa cosa fa piacere, perché finalmente ritrovate i pensieri un po' più chiari, un po' più di lucidità, perché sono stati dei mesi un po' confusi, delle settimane soprattutto un po' confuse, in cui hai avuto veramente dei problemi a mantenere la lucidità. Perfetto. Finalmente questo Mercurio si toglie dall'opposizione, finalmente ritorna a fluire il pensiero lucido nello Scorpione. Giove e Urano mantengono l'opposizione, te la tieni fino all'altro anno, c'è poco da fare, quindi ci faremo il callo, come si suol dire. Ti ripeto, è in posizione non di quadratura, ma anzi in posizione ottimale, è passato Plutone in Capricorno, quindi andiamo di bene in meglio, tra virgolette, questa settimana. Settimana che avrà anche un altro spostamento per i segni d'aria, quindi abbiamo detto che Plutone si è andato, ok, se ne va. Mercurio raggiunge Gemelli, e quindi prendono finalmente forza questi segni d'aria, che hanno già il Sole in Gemelli, non lo dimentichiamo, quindi Sole e Mercurio in Gemelli. Ma un'altra cosa, domenica prossima Luna nuova si forma in Gemelli, ok? Voi sapete che c'è Luna nuova e il Sole, oppure il Sole e il perihelio nel segno opposto. Queste sono le combinazioni, quindi Luna nuova pure in Gemelli, quindi segni d'aria che sono forti tutti. Comunque dal segno dei gemelli arriva la forza dei segni d'aria. I segni di acqua vedono ancora soltanto Nettuno e Saturno in pesci, chiamiamolo soltanto, insomma, chiamiamolo soltanto perché Saturno è un bel pezzo grosso, e dopodiché i segni di fuoco, che continuano ad avere Venere, Lilith e Marte tutti in Leone. Quindi bellissima combinazione quella dei segni di fuoco. Mi raccomando, adesso tiriamo un respiro di sollievo, perché finalmente questo Mercurio è andato via, e vediamo com'è questo oroscopo. Allora, anzitutto devo dirti che ho tirato delle carte, e devo anche dirti che finora sono stata senza microfono e io credo che mi ucciderete. Vediamo, cerchiamo il microfono. Ecco qua, mi ho indossato il microfono. Allora, vi ho mischiato queste carte. Avete visto tutti che ne ho presa una, le ho messa a fondo mazzo. Ci parla di intelligenza. Questa carta molto si avvicina a quello che è Mercurio, secondo me, che sarebbe il pensiero che non è solo curioso, ma è anche che ha anche una logica, una sua, tra virgolette, intelligenza. Quindi,
Questa settimana lo scorpione riprende in qualche modo questo suo lato, ok? Quindi molto sul pensiero, sulla velocità di pensiero, sul... Vedete, poi sotto c'è la completezza, quindi molto belle queste carte di base dello scorpione. E io credo che sia una settimana incentrata sul trovare le soluzioni giuste, le soluzioni tra virgolette intelligenti, eh? Quindi adesso però andiamo a vedere esattamente. Energia interna dello scorpione. Il giudizio al contrario. Energia esterna. L'appeso al contrario. La torre. Ci sono delle cose che non volete vedere. È come se voi non voleste vedere chiaramente la strada che c'è innanzi a voi. E questa è una domanda che vi dovreste fare. Perché? Perché questa strada non la volete vedere? Punto interrogativo. In ogni caso, devo dirti, Scorpione, che questa potrebbe essere una settimana in cui le cose si ribaltano, in cui succedono delle cose all'improvviso. E sono delle cose che in qualche modo ribaltano delle situazioni, ma avverto una certa tua ostinazione, ok, a non affrontarle. Vediamo però se è vero. L'asso di bastoni, il 4 di denari, la giustizia, il 3 di denari. Da un punto di vista del economico, professionale, eccetera, caro il mio scorpione, le situazioni sono nuove, ci sono delle nuove situazioni a soli bastoni, qualcosa che ti piace tanto, improvvisamente potrebbe arrivare, però tu è come se non riuscissi a guardare oltre. Una cosa particolare, lo scorpione proprio è quello che riesce ad andare più in profondità di tutti e quindi a capire bene, è intuitivo. Però tu stavolta la mia sensazione è che tu non riesca a tirarne un ragno da un buco da questa situazione, nel senso che sei molto controllato. Per qualcuno ci sono dei contratti legali, sei fermo, fisso su un contratto legale che potrebbe portarti abbondanza. Però in qualche modo qualcosa succede, e non so, ho come la sensazione che tu ti stia ostinatamente chiudendo rispetto a questa situazione, oppure non riesca a vederla proprio. Esternamente c'è l'appeso al contrario, quindi effettivamente c'è qualcuno che non si muove, che perde tempo e anche denaro in qualche modo. Quindi ci sono delle risposte che non arrivano esternamente. O non sono arrivate e arrivano tutte una volta con questa torre. Re di spade, morta. Re di bastoni, sette di coppe. Che confusione, sarà perché ti amo. Allora, ci sono delle situazioni da mettere a posto. Qualcosa secondo me è esploso, è andato a scatafascio, si può dire, me lo permettete? Tanto è un video di intrattenimento, non dico parolacce. E qui c'è una situazione di attesa continua che vi mette anche in confusione, ma che mette in confusione l'altra persona, o la situazione in generale è abbastanza confusa. Ci sono due capi, ci sono due persone, ci sono... C'è la chiusura con una e l'apertura con un'altra. E questa cosa è di un confuso incredibile questa settimana. Quindi, come se non se ne venisse a capo, ecco perché lo scorpione, secondo me, rischia di esplodere. Tra due situazioni. Ci sono due situazioni esterne, entrambe appese, entrambe in grande una soprattutto in grande trasformazione, ma siccome sono due, c'è una grandissima confusione dentro di voi. Ok, andiamo a vedere quindi come sarà effettivamente questa settimana. Quella settimana che vi ricordo in cui dovete usare molto il pensiero e l'intelligenza, quindi riuscire a trovare le soluzioni in maniera anche veloce, immediata, ma non solo, perché la torre c'è l'immediatezza, ma non solo. Allora, due di denari. Fante di denari, quindi molto situazione professionale. Di nuovo la torre. Il Papa e il diavolo. Qualcosa vi fa proprio paura. Qualcosa
qualcosa vi fa proprio paura. Per qualcuno è il crollo di un matrimonio che vi fa paura, ragazzi. A qualcuno fa paura il crollo di un matrimonio o è ossessionato da questa situazione. Per altri è questa instabilità da un punto di vista del lavoro. Quindi lo scorpione ha a che fare con un equilibrio instabile, sia perché sta costruendo da un punto di vista lavorativo, sia perché c'è qui proprio la paura, ma non solo la paura. Si è come sviluppato un pensiero contorto, un pensiero ostinato, un pensiero quasi vincolante, un pensiero. Ragazzi, voi non ve ne uscite da sto pensiero, quella della favola. E anche esternamente, comunque, qui questa cosa è da parte di entrambi. Relativamente a un'unione pubblica, un'unione sacra, a un matrimonio, ok? Quindi qui c'è un matrimonio che in qualche modo sta mostrando il suo lato debole, quello che sta crollando. Non escludo che qualcuno di voi, interessante è la dicotomia papa-diavolo. Qui c'è proprio più che dicotomia, un'opposizione. E allora, questa opposizione mi fa capire che effettivamente lo scorpione è tirato da forze contrastanti in questo momento. Chiaramente prendete solo quello che vi risuona, ricordatevelo sempre, è valido per sole, ascendente e luna, se volete anche la Venere, però sono questi tre che io acquisito soprattutto punto. Ma prendete quello che vi risuona, qui le situazioni possono essere di due tipi. Uno, che effettivamente c'è un equilibrio da trovare da un punto di vista della situazione professionale, del denaro, eccetera. È una situazione che in ogni caso si muove abbastanza velocemente per quanto riguarda un matrimonio, però è un movimento che potrebbe, veloce, che presuppone un crollo, ve lo dico, ok? E queste due situazioni vi ossessionano in qualche modo questa settimana. Per altri potrebbe essere che c'è un'attesa esasperata di qualcuno o di qualcosa che vi appassiona in una maniera incredibile, verso cui siete assolutamente richiamati, di cui sentite il richiamo. Però c'è però una scelta di base, c'è più che una scelta, si chiude. Un qualcosa se ne apre un altro. La situazione esterna, però, in questo passaggio è abbastanza caotica, abbastanza confusa. Quindi, Scorpione, io direi, secondo me, dovresti cercare di rallentare e di pensare lucidamente con l'intelligenza che ti era uscita inizialmente, perché rischi di farti ubriacare, si può dire, dai tuoi stessi pensieri. Da pensieri che sono a volte ossessivi, ok? E che potrebbero portarti anche a stare male. Perché? Perché sei tirato da due parti differenti. Qui c'è proprio due parti differenti che tirano la corda. Ma ricordatevi, la corda, se la tiriamo troppo, prima o poi si rompe e ci si fa male. Quindi cerchiamo di capire da quale parte vogliamo veramente stare, cosa vogliamo. Perché secondo me finora avete vissuto arrabattandovi tra due situazioni diverse, ma c'è la morte, quindi qui qualcosa è l'appeso al contrario, quindi si è perso tanto tempo, avete perso tempo, denaro, eccetera, eccetera. Una situazione in ogni caso è destinata a chiudersi o a trasformarsi, non si rimane così. State attraversando un momento di grande trasformazione, ok? Quindi mi raccomando, tiriamo un bel respiro, cerchiamo di concentrarci su qual è la soluzione migliore per noi in questo momento. Ok? Sento molto contratti, qualcosa di legale ci potrebbe essere per lo scorpione questa settimana che esplode, che non ha effettivamente un prosieguo,
qualcosa che esplode inaspettatamente in un modo che non ci aspettiamo, che non siamo riusciti a vedere, giudizio al contrario. Ok? Adesso come oracolo tiriamo questi, che sono questi, sono graziosissimi, sono delle sirene. Vediamo che indicazione vogliono dare allo scorpione di questa settimana. Questa mi è rimasta così, quindi a questo punto la prendiamo e poi ne prendiamo un'altra. Ok, dunque, quella che era rimasta così storta ci parla di un momento in cui siete alle prese con acque molto alte. Quindi state facendo un percorso dell'anima, siete nel mezzo di un percorso dell'anima e questa carta ci sta con la presenza del Papa che avevamo visto. È come se fosse una sorta di vostro pellegrinaggio personale quello che state vivendo. È bella questa carta, la libertà. Questo pellegrinaggio che state vedendo, queste acque alte in cui vi dimenate, nuotate, poi vi riposate, eccetera, eccetera, vi portano all'indipendenza. Ok? Guardate, è molto bella questa carta perché sotto sotto è una farfalla. La farfalla è l'essere spirituale in assoluto, l'indicazione dell'essere spirituale dell'innalzamento. Quindi questo è un bel momento, Scorpione. Certo, è un momento in cui devi lottare, un momento in cui hai a che fare con acque profonde, quindi ti devi muovere in un ambiente che magari tu Scorpione di solito sei abituato alle acque profonde, però questo è proprio un percorso dell'anima, ci dice la carta. Stai facendo un percorso della tua anima per evolverti in questo momento di evoluzione dove stai andando? Verso l'indipendenza, verso l'autodeterminazione. Anche questa carta a fondo mazzo è graziosa perché mi parla di onestà, di autenticità e di presente, quindi viviti il presente e cerca di capire come affrancarti, perché tanto mi va la parola affrancamento in questa sessione dello scorpione. Devi affrancarti, devi cercare l'autoconsapevolezza, l'autodeterminazione, la tua indipendenza, è quella che stai cercando. E quindi io credo che questa sia una settimana in cui dovrai dare risposta a queste domande che non sono solo esterne, situazioni esterne, ma sono dentro di te. Ok, Scorpione? Questo era tutto per questa settimana, noi ci vediamo settimana prossima. Bye bye.